Il 1 agosto è lo Yorkshire Day per promuovere la storica contea inglese. Fu celebrato nel 1975 dalla Yorkshire Riding Society, inizialmente a Beverley, come movimento di protesta contro la riorganizzazione del governo locale del 1974. 1740, Rule Britannia viene cantata per la prima volta per il terzo compleanno della figlia dell'allora principe di Galles. 1774, il chimico inglese Joseph Priestley identifica l'ossigeno che chiama una nuova specie di aria. 1798, gli inglesi al comando di Nelson distruggono la flotta francese nella battaglia del Nilo, nella baia di Aboukir. 1800, viene approvato l'atto di unione che unisce il regno di Gran Bretagna e il regno d'Irlanda. 1831, il nuovo London Bridge viene aperto dal re Guglielmo IV, durò 140 anni e fu venduto e ricostruito in Arizona. 1834, entra in vigore in tutto l'impero britannico lo Slavery Abolition Act e si stima che circa 770.000 schiavi furono liberati. 1883, inizia in Gran Bretagna la spedizione dei pacchi. 1914, inizia la prima guerra mondiale con l'invasione tedesca del Lussemburgo. 1966, finisce ufficialmente l'impero britannico con la chiusura del Colonial Office. 1976, Elizabeth Taylor ottiene il suo sesto divorzio da Richard Burton. 1984, i tagliatori di torba commerciali scoprono il corpo preservato di un uomo a Lindon Moss, nel Cheshire. Si pensa che il corpo sia datato tra il 2 a.C. e il 119 d.C. 1992, Linford Christie vince la medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Barcellona. 2008, Barry George viene dichiarato non colpevole dell'omicidio della presentatrice televisiva della BBC, Jill Dando. 2012, il vincitore del Tour de France, Bradley Wiggins, e il duo di canottaggio femminile, Helen Glover e Ida Stanning, conquistano la prima medaglia d'oro della Gran Bretagna ai Giochi Olimpici. 2015, muore all'età di 72 anni la cantante e conduttrice televisiva inglese Priscilla White, conosciuta con il nome d'arte Cilla Black. 2016, lo Yorkshire Dales National Park viene esteso di quasi un quarto. 2017, riapre dopo un restauro da 19 milioni di sterline la Peace Hall ad Halifax, uno degli edifici georgiani più importanti della Gran Bretagna.